quello che succede nella realtà è che noi, stando seduti, carichiamo la nostra schiena più che stando in piedi, e mediamente stiamo seduti 9 ore davanti al PC quotidianamente. Stare seduti genera contratture, le contratture generano stress, quindi noi cerchiamo di invertire questo paradigma e rivoluzionarlo, quindi sciogliendo le contratture con i nostri trattamenti office massage andiamo a ridurre i livelli di stress. Riducendo i livelli di stress aumentiamo l'energia e la qualità poi del lavoro che le persone riescono a fare in azienda. Quindi è un qualcosa di win-win, chiaramente, per la persona che sta meglio e vede il miglioramento della qualità della propria vita e del proprio lavoro, che chiaramente si ripercuote poi sull'azienda, questo miglioramento. La cosa che è positiva è che vediamo che comunque c'è un cambiamento culturale e di mentalità anche sulle piccole e medie imprese, nel senso che noi lavoriamo sia con imprese internazionali, multinazionali, che magari hanno già servizi analoghi nelle loro filiali estere e quindi lo introducono in Italia, ma anche con realtà italiane che sono solo in Italia e che introducono questo servizio, proprio perché comincia a esserci una sensibilità rispetto alla qualità della vita delle persone, rispetto alle performance. La cosa poi che contraddistingue il servizio è che si riceve da vestiti e dura 15 minuti. Quindi di fatto è un po' la classica pausa caffè sigaretta che fanno in tanti, che è un momento nocivo, più o meno porta via lo stesso tempo. Noi nello stesso tempo facciamo qualcosa di molto più salutare ed energizzante. Esatto, ci occupiamo anche di attività formativa che noi chiamiamo educational, lavoriamo su postura, mindfulness, gestione del sonno e alimentazione, realizzando sia seminari che workshop che consulenze individuali. Quindi comunque crediamo nell'importanza di avere cultura e strumenti pratici da utilizzare in vari aspetti della propria vita per valorizzare il proprio benessere. Ci occupiamo anche di sessioni di allenamento, quindi facciamo dei training sia indoor che outdoor, yoga, pilates, allenamento funzionale, quindi varie attività, e abbiamo anche un servizio di check-up che va a lavorare su composizione corporea, invecchiamento cellulare e abitudini alimentari. Misurando questi parametri riusciamo a produrre due report, uno per il singolo, per la singola persona, per l'individuo che ha una panoramica immediata del proprio stato di benessere con dei consigli per migliorare. D'altro canto riusciamo a dare all'azienda un report aggregato che consente di avere un'istantanea di quello che è il livello di benessere in azienda. Quindi io come azienda voglio implementare un piano di corporate well-being. Bene, faccio un check-up ai miei collaboratori. Avendo questo check-up so come stanno oggi, so qual è il livello medio oggi. Posso mettere in piedi un programma e al termine del programma misurare effettivamente la capacità di generare un cambiamento e un miglioramento nello stile di vita delle persone. Nel fare questo, quindi tutti questi servizi che andiamo poi a declinare sulle singole aziende, quello che andiamo a fare è anche, da un lato, occuparci e supportare l'azienda su tutta la parte di comunicazione interna, fornendo grafiche, contenuti sia testuali che multimediali di supporto. D'altro canto andiamo a supportare l'azienda su tutta la gestione del calendario e delle prenotazioni, che è un tema molto oneroso per i dipartimenti risorse umane che devono gestire prenotazioni, cancellazioni, modifiche. Tutta questa parte la andiamo a gestire noi, proprio perché, visto che vogliamo ridurre lo stress, questa parte di solito è fonte di stress per l'azienda, ce la, in qualche modo ce ne occupiamo noi direttamente.